Gran Premio del Giappone, siamo al quintultimo appuntamento della stagione 2014 con Hamilton e Rosberg che partono lì davanti a tutti. Sono loro a giocarsi questo campionato del mondo, d'altronde non può che essere così vista la netta superiorità della Mercedes rispetto a tutti gli altri. Rosberg oggi parte dalla pole, ieri in qualifica è riuscito a precedere il compagno di squadra per l'ottava volta in questa stagione, 8-6 il confronto nelle pole del sabato a favore di Rosberg, ma in gara quello che conta, Hamilton conduce per 7-4 nei confronti del compagno di squadra. Tra l'altro proprio nell'ultimo Gran Premio di Singapore Hamilton ha effettuato il sorpasso in classifica nei confronti di Rosberg, che, pensato un po', alla vigilia del Gran Premio di Monza due gare fa aveva più 29 in classifica e nelle ultime due gare Hamilton non solo è riuscito a colmare quel gap ma è anche passato avanti di 3 punti. Sta piovendo a Suzuka, quindi i piloti partiranno probabilmente, forse, dietro la safety car, dipende da come andrà questo giro di ricognizione delle monoposto che ovviamente adesso dovranno valutare un po' i piloti, le condizioni della pista per cercare di capire i punti pericolosi, cosa che è già avvenuta nel giro della safety car, nei parecchi giri che la safety car ha effettuato. E infatti vediamo che la Mercedes, molti fanno la battuta sulla safety car, che ovviamente è una Mercedes anch'essa da tantissimi anni, e si dice che insomma oltre alle due Mercedes normali c'è anche quella della safety car che si trova davanti a tutti, che infatti prende il via, e dunque il Gran Premio probabilmente partirà proprio in regime di safety car, e quindi staremo un po' a vedere come si svilupperanno questo giro di ricognizione, che a questo punto non diventa più un giro di ricognizione ma diventa un giro dietro la safety car, che poi a un certo punto rientrerà nei box o al primo o al secondo giro, dipende da quanto i commissari decideranno di far studiare la pista ai piloti. Ricordiamo la classifica mondiale: Hamilton comanda con 241 punti, Rosberg segue 238, quindi 3 punti soltanto di differenza tra i due piloti Mercedes. Dopo questa gara ce ne saranno altre 4 fino alla fine del mondiale, ma ricordiamo che l'ultima ad Abu Dhabi vale doppio, perché verranno assegnati il doppio dei punti, è una novità da questa stagione, quindi di fatto di gran premi, compreso questo, è come se ne mancassero 6 alla conclusione. Hamilton via radio. So it is much wetter than before, Lewis, much wetter than you had before. It's been raining heavily while you've been on the grid. Be very careful. Ecco. Safety car needs to go faster. Ecco, praticamente hanno detto ad Hamilton la pioggia, la pista è molto più bagnata di prima rispetto a quando avete fatto poco fa il giro di schieramento, quindi fai molta attenzione sulla griglia quando partirete. Hamilton tra l'altro poi ha risposto la safety car sta andando un po' troppo veloce, ha detto Lewis Hamilton. Quindi insomma queste sono le segnalazioni via radio con i piloti. Ricorderete che c'erano state un po' di polemiche nell'ultimo Gran Premio di Singapore perché la federazione, un po' a sorpresa, sentiamo Vettel via radio. Yeah, I'm aquaplaning. Going 80 kph, I'm aquaplaning. Ecco, avete sentito chiaramente, aquaplaning, ha detto Vettel. È davvero difficile, condizioni critiche sul circuito di Suzuka. Tra l'altro era stata data l'allerta meteo nei giorni scorsi, compreso ieri, sulla possibilità dell'arrivo di un tifone a Suzuka, che comunque non è arrivato, potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio o domani. Infatti ci sono problemi anche legati al trasferimento non tanto dei piloti quanto delle monoposto sui cargo e via dicendo, che potrebbero mettere a rischio il prossimo Gran Premio, che si disputerà tra una settimana in Russia per il primo Gran Premio di Russia della storia. Siamo ormai al completamento del primo giro, quello di ricognizione, quindi sicuramente adesso la safety car resterà in pista credo per almeno un altro paio di giri, e quindi noi avvisiamo i colleghi del giornale radio che daremo la linea normalmente alle 8.05 come era previsto, quindi tra un paio di minuti, perché credo che qui prima di 3-4 giri la safety car non tornerà nei box per consentire ai piloti di partire in questo Gran Premio del Giappone che si preannuncia
Brescia molto tormentato dal punto di vista meteo. Infatti vediamo che i piloti stanno passando nuovamente davanti alla griglia, la safety car resta davanti a tutte le monoposto di Formula 1 e quindi sicuramente si andrà avanti ancora per qualche istante. Ricordo infine che non appena il Gran Premio prenderà il via, non appena le condizioni della pista saranno leggermente migliori, nel frattempo c'è già una Caterham che va in testa coda nonostante le monoposto stiano girando davvero a bassissima velocità. Dicevamo che non appena la gara prenderà il via, dietro le Mercedes, ricordo che ci sono le due Williams di Bottas e Massa, quinta la Ferrari di Fernando Alonso, davanti a Ricciardo, poi le due McLaren di Magnussen e Button, la Red Bull di Vettel che scatta dalla nona posizione, Raikkonen con l'altra Ferrari è decimo. Avrete ascoltato tutti le vicende legate al mercato e alle decisioni dei grandi piloti. Vettel ieri ha annunciato l'addio alla Red Bull, passerà in Ferrari. Alonso, punto interrogativo, McLaren da subito o aspetterà un anno fermo, il famoso anno sabbatico, per poi cercare l'approdo in Mercedes nel 2016, dubbi che verranno sciolti nel corso dei prossimi giorni, nel corso delle prossime settimane. Noi per ora, visto che la gara non parte, sta ancora piovendo, diamo la linea ai colleghi del GR e ovviamente vi terremo aggiornati sul Gran Premio del Giappone all'interno del GR1 che partirà tra pochi secondi. Ricordiamo che la gara è partita in regime di safety car perché la pista del circuito di Suzuka è bagnata, sta piovendo, non è arrivato il temuto tifone, ma comunque sta piovendo e i piloti hanno deciso via radio di rientrare nei box in attesa che le condizioni meteo migliorino. La cosa effettivamente si sta verificando e proprio poco fa i commissari di pista hanno deciso che il Gran Premio ripartirà tra 9 minuti alle 8:25 italiane. Formula 1, il Gran Premio del Giappone che era partito sotto la pioggia per poi fermarsi, un aggiornamento da Giulio Delfino. Sì, la gara partirà tra pochissimo, siamo ancora dietro alla safety car, ma purtroppo c'è una novità importante per la Ferrari perché Fernando Alonso si è dovuto ritirare per un problema alla sua Ferrari. Dunque fuori Alonso, il Gran Premio partirà tra poco, non appena le condizioni della pista miglioreranno. Per ora i piloti sono dietro la safety car. A te. Come si suol dire, piove sul bagnato. Confermo che Fernando Alonso è stato costretto al ritiro per un problema tecnico. Tra pochissimo il via della gara, ovviamente nel prossimo GR alle 9 vi daremo l'aggiornamento. Siamo nel corso del 18° dei 53 giri in programma, al comando della gara i due piloti della Mercedes, Rosberg ed Hamilton, hanno un vantaggio già abissale nei confronti degli altri, 18 secondi sulla McLaren di Button, poi una ventina di secondi, anzi 25 secondi nei confronti della Red Bull di Vettel. Ricordiamo che la gara è partita con mezz'ora di ritardo a causa della pioggia, ricordiamo anche che la Ferrari di Fernando Alonso si è ritirata subito per un problema elettrico. Dunque Rosberg al comando davanti ad Hamilton, il terzo gradino del podio se lo giocheranno Button, Vettel e Ricciardo. Siamo praticamente a metà gara, la pista pian piano si sta asciugando, i due della Mercedes stanno disputando una gara bellissima e adesso è cominciata la sfida vera e propria perché Hamilton per la prima volta sta portando degli attacchi al compagno di squadra Nico Rosberg e proprio adesso sta tentando il sorpasso, non c'è riuscito per pochissimo, ma in battaglia tra i due lo sarà fino alla fine. Per il terzo gradino del podio lotteranno Vettel e Ricciardo, i due piloti della Red Bull, che stanno inseguendo Jenson Button, che è stato molto furbo con le strategie, è stato il primo a cambiare le gomme, a mettere quelle intermedie ed è riuscito a risalire dal nono al terzo posto, ma ormai le due Red Bull di Vettel e Ricciardo gli stanno dando la caccia. Ma ripetiamo, bellissimo duello lì davanti tra le due Mercedes di Rosberg ed Hamilton, da segnalare che Fernando Alonso si è ritirato. Ormai siamo a 20 giri scarsi dalla conclusione del Gran Premio, 19 per l'esattezza, la pista è sempre più asciutta e il duello tra Rosberg ed Hamilton, i due piloti della Mercedes, ha vissuto poco fa una fase importantissima perché Hamilton, che era sempre rimasto dietro al compagno di squadra, ha provato un paio di volte l'attacco, al terzo tentativo ci è riuscito alla fine del lungo rettilineo di partenza che poi tra poco sarà ovviamente il rettilineo d'arrivo, all'esterno un grandissimo sorpasso quello di Lewis Hamilton che ha passato il compagno di squadra e adesso è in testa alla gara e sta prendendo anche un discreto vantaggio. Ricordiamo anche che per il terzo gradino del podio sono in lotta Button con la McLaren e i due piloti della Red Bull, Ricciardo e Vettel. Alonso si è ritirato a inizio gara. L'arrivo del Gran Premio nel corso del GR delle 10:10. In studio Giulio Delfino. Sì, il Gran Premio si è concluso proprio pochi minuti fa, ha vinto Lewis Hamilton su Mercedes davanti al compagno di squadra Nico Rosberg, così Hamilton
rafforza la sua leadership nel campionato del mondo, aveva 3 punti di vantaggio, adesso i punti diventano 10 quando mancano 4 gare alla conclusione. Gara condizionata dalla pioggia, c'è stato uno slittamento di 40 minuti e c'è stata anche una bandiera rossa nel finale per l'incidente di Sutil, quindi il Gran Premio è terminato con 6 giri d'anticipo. Sul terzo gradino del podio, assieme ai 2 piloti Mercedes, è salito Sebastian Vettel, prossimo pilota Ferrari dalla prossima stagione. Come tutti saprete, Alonso verso l'addio, Alonso che oggi si è ritirato proprio nelle fasi iniziali del Gran Premio. Dunque vittoria di Hamilton davanti a Rosberg e Vettel. C'è stato un grave incidente durante la gara in Giappone, in studio Giulio Delfino. Sì, l'incidente c'è stato a 6 giri dalla conclusione. Il pilota francese della Marussia, Jules Bianchi, si è andato ad infilare purtroppo sotto un trattore che era entrato a bordo pista per rimuovere un'altra automobile incidentata, quella di Sutil. Trattore che è entrato, ma purtroppo nello stesso punto in cui era uscito Sutil la pista era bagnata, è uscito anche Jules Bianchi con la sua Marussia e si è andato a infilare con la parte anteriore della sua monoposto proprio sotto la parte posteriore del trattore. Jules Bianchi è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza e non con l'elicottero, che era impossibilitato a volare, e sta arrivando adesso all'ospedale. L'unico testimone dell'incidente oltre ai medici è stato il pilota che aveva sbattuto prima Sutil, il quale ha detto che le condizioni di Bianchi erano davvero molto gravi, quindi si attende con ansia qualche notizia dall'ospedale del Giappone, dall'ospedale di Suzuka, dove Jules Bianchi è stato trasportato. Per la cronaca, il Gran Premio è stato vinto da Lewis Hamilton, ma questo davvero conta pochissimo in questo momento. 12:26 minuti, una buona giornata da Paolo Zauli. Purtroppo non è una buona domenica questa, con la viva speranza poi che non si colori in tragedia. Dovevamo ricordare, in un clima di festa annunciata, la partita clou della Serie A, 6ª giornata, alle 18, il primo faccia a faccia scudetto Juventus-Roma, ma non abbiamo voglia assolutamente, perché le notizie arrivate dal Giappone nella parte conclusiva del Gran Premio di Suzuka sono inquietanti, per non dire di peggio, relative al bruttissimo incidente che ha visto vittima il 25enne Bianchi della Marussia, e noi abbiamo proprio in studio Giulio Delfino per un aggiornamento. Sì, allora gli ultimi aggiornamenti ci dicono che il pilota è stato ricoverato in un ospedale a una 50 chilometri da Suzuka. L'ospedale si trova nella località Tsu City, si chiama il Mie University Hospital, e probabilmente Jules Bianchi dovrebbe essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ricordiamo che l'incidente è avvenuto a 6 giri dalla conclusione del Gran Premio del Giappone, ricordiamo anche che la pista era bagnata per la pioggia, però le condizioni non erano critiche. Purtroppo si è verificata una casualità che dobbiamo definire a dir poco assurda, perché c'era stato un incidente che aveva visto coinvolta la Sauber di Sutil, che è uscita di pista. Non è stata subito chiamata la safety car, è entrato un trattore, una gru, in un punto molto pericoloso, perché proprio lì era uscito un istante prima Sutil, e purtroppo nello stesso punto, un minuto dopo, è uscita anche la Marussia di Jules Bianchi, che è andata ad urtare violentemente dalla parte posteriore, ma poi purtroppo anche lateralmente questa gru. Pare che nella parte anteriore la Marussia di Bianchi si sia infilata sotto la gru e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Sutil ha parlato con alcuni compagni di squadra, con alcuni colleghi di Formula 1, e ha detto insomma che la situazione era abbastanza seria. Fatalità, negligenza, sfortuna, superficialità, responsabilità. C'è un po' di tutto questo nell'incidente che tiene in apprensione il mondo della Formula 1 e soprattutto la famiglia del giovane 25enne francese Jules Bianchi. Una normale uscita di pista si è trasformata in dramma a causa di una ruspa che si trovava al posto sbagliato nel momento sbagliato. La Marussia del francese, anziché finire la corsa nella ghiaia, ha preso in pieno il trattore che stava rimuovendo un'altra monoposto uscita nello stesso punto qualche minuto prima. Bianchi è stato operato d'urgenza per le gravi ferite alla testa e per cercare di assorbire un grande ematoma al cervello. Come per Massa nel 2009, come per Schumacher nello scorso dicembre, un pilota di Formula 1 lotta per salvare la propria vita a causa di una fatalità che poteva essere evitata, come ha tuonato a fine gara Felipe Massa. La gara è iniziata troppo prima, perché già all'inizio non si riusciva a guidare, non si riusciva a vedere niente, e è finito troppo tardi. Quando c'era la safety car, era 5 giri che sgridava alla radio che doveva fermare la gara, che non si vedeva niente, però ci ha messo troppo tempo e c'è stato un incidente. L'intervento è durato circa 3 ore, la cosa positiva è che Bianchi respira senza l'aiuto delle macchine, ma come sempre per valutare eventuali danni al cervello bisognerà aspettare almeno 24-48 ore. Il mondo della Formula 1 prega, la vittoria di Hamilton non è stata festeggiata, ma le polemiche di rito per ciò che è successo, ma che poteva essere evitato, sono già cominciate. Giulio Delfino, GR1.